bentornati a buon pomeriggio. E c'è Ciufoli che sta facendo veramente il discolo oggi. Il discolo. Sì, volevamo lanciare il nostro discolo. Un discolo per l'estate. Eh sì, perché a proposito di musica, siamo al quarto posto della classifica del 1970. Ma lo sai che 40 anni fa cosa accadde? Non c'ero, non lo so. Hanno non inizio sapere, le trasmissioni televisive a colori. Hanno inizio le trasmissioni televisive a colori. Tutti a correre a comprare le televisioni a colori. Te lo ricordi? Ma come no? C'era PAL, SECAM. PAL e SECAM. Ma insomma, il giorno, proprio l'anno in cui cominciano a trasmettere a colori, sai che fanno? Che interrompono, fanno? Finisce Carosello. No, finisce. Ma proprio quando uno lo poteva vedere a colori, quello che fa, lo levano dopo 20 anni di onorato. E da quel momento servizio, che non ho dormito più. Per noi è stato un trauma. Comunque, adesso a parte gli scherzi, quando ci hanno tolto Carosello, è stato un trauma. Beh, eravamo già grandini, però. Lo so, però comunque. Beh, eravamo il 1977, voglio dire. Tu non eri nata. Parla per te. Io non ero grandissima. Io avevo un anno. Io non c'ero. Bando alle ciance, qua, perché qua si ciancia troppo, Bisogna dire il quarto posto. Al quarto posto c'è un bellissimo brano del 1977 di un grande cantautore, Ivan Graziani. Uno dei suoi primi successi e forse una delle sue più belle canzoni. Al quarto posto troviamo Lugano addio. Non è una storia di abbandono d'animali. No. Lucano addio, No. È una cosa più bella, insomma, una cosa metaforica. Lucano addio, insomma, sentitevela, Le scarpe da tennis bianche e blu, segni pesanti e labbra rosse, e la giacca a vento. Oh Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli, fermi come il lago. Lucano addio, cantavi, mentre la mano mi tenevi. Mi dicevi ed io cantavo in un posto che non avevo visto mai. Bravissimo, Stefano. Chiamarlo maestro Stefano, siamo amici, allora, ti è piaciuta? Moltissimo. È tua? No. Senti Stefano, abbiamo una sorpresa, lo dico anche per i nostri telespettatori. Quella sorpresa di cui parlavo prima ai nostri telespettatori e telespettatrici, abbiamo Antonella Mastronardi. Eccola qua. Sin un control, ahora disfruta, pa' que nadie te lo cuente. Ahora goza y olvídate de lo demás, pa' que veas que el corazón te late diferente. Bravissima. Antonella è arrivata qui danzando. Ciao Antonella, però anche per insegnarci a ballare, vero Antonella? E poi d'altronde so che tu, insieme a tuo marito, ecco sì, prendo il gelato per Antonella, insieme a tuo marito ti esibisci da quando avevate? Noi avevamo 5 anni. 5 anni, quindi insomma è una vita. E hai vinto anche moltissimi premi, vero Antonella? Siamo italiani di baciata, CDC, ecco. E salsa cubana, trofia Salsa Italy. Perfetto, tu però sei qui perché da oggi parte un nuovo tutorial, ci insegnerai a muovere insomma qualche passo di danza, giusto? Primi passi di salsa. Ecco, ti serve qualcosa? Facciamo una piccola introduzione di salsa, sì. No? Diciamo da dove viene da Cuba, deriva dal son cubano che è un ballo tradizionale.
e si diffonde dall'America in tutto il mondo. Oggi è conosciuta appunto come salsa e si distingue in salsa cubana e salsa portoricana. Esatto. Iniziamo scusa, appunto questo, con la... Volevo aggiungere una cosa, sì, alle, prego, di informazione sulla salsa, sì, che poi è conosciuta soltanto come ballo, ma per qualcuno salsa è un sugo e per qualcun altro è una speranza. Assolutamente. Salsa è... No, vabbè. No, era per riuscire no, ad approfondire i contenuti del tutorial. Assolutamente, giustamente. Allora, ti serve qualcosa per iniziare questo tutorial? Sì, allora ho bisogno di un volontario. Di un volontario. Dunque, un volontario. Stavano venendo i nostri camera, ma non so, a me non so, mi viene spontaneo. Chi volevi tu? Maestro. Maestro Stefano Panatrelli. No, non possiamo dire di no. Scusa, maestro. Ospite d'onore. Stefano, non possiamo dire di no alla nostra ospite. Allora, il maestro salsa e va a fare il tutorial. Su. Io non ci volevo venire oggi, non ci volevo. Guarda, è tutto che tuo, il nostro Stefano Palatresi. Guarda, io so fare molto bene il passo di Topo Gigio. Vuoi vedere com'è? Bisognerebbe un totalino, che è qui. Questa la so fare benissimo. Il passo della salsa è un po' più difficile, vabbè. No, è difficile, è fatto. Facciamo appunto i passi base. Allora, innanzitutto la salsa è formata da 8 tempi, quindi il passo basico è formato da 8 tempi con il 4 e l'8 di pausa centrale. Iniziamo sempre col piede sinistro e facciamo avanti, dietro e torno al centro. Ok. Lo ripetiamo insieme, quindi col sinistro facciamo avanti, dietro, torno al centro. Col destro facciamo la stessa cosa a specchio. Sì. Non si sente, parla pure qui. Ecco. Facciamo la stessa cosa dietro a specchio col destro, quindi faccio dietro, avanti e torno al centro, quindi torno sempre al centro. Il centro al centro corrispondono i tempi di base, quindi facciamo dall'inizio col sinistro, 1, 2, 3, 4, tempo di pausa, 5, 6, 7, 8. Per farlo più velocemente contiamo 1, 2, 3, 5, 6, 7, quindi non nominiamo 4 e 8 che sono di pausa. È semplice. Tutto. Guarda, non è un problema di passo, è un problema d'aritmetica proprio, è di numeri. Allora, mancano devi due numeri. 4, 8, boom! Io già mi sono dimenticata, però non contiamo veloce. Per no, lo facciamo con calma, andiamo col sinistro e ripetiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ripetiamolo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La cosa fondamentale è tornare al centro, quindi torniamo sempre al centro. Vabbè. Ripetiamolo un'altra volta, 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non posso lasciarti solo. Dai, tutti insieme. Allora, no, io mi metto qui con Roberto, io mi sono persa nel frattempo la calamita dentro. Ma che cerco io? Posso? Vabbè, no. Vabbè, guarda, la voi intanto ballate, io cerco la calamita. Non è qui, non è qui. Noi ci mettiamo qua, dai. Da, insieme, dai. No, fate. Una base musicale, che arrivi, che entri la base. Base musicale. Con che macchie così, con che gamba sinistra? Dacci via, Sì! Llegó Mayito Rivera. Gózate esto, nena. Panchi pumpa. Guanchi pumpa. Que humanidad, guachipumba, guachipumba son aquellos que viven.
scusa, posso dire che... No, veramente bravi. Siete stati bravi, bravissimi. Fantastico. Certo, Antonella è stata più brava, vabbè, però certo, era scontato. Non è facile imparare il passo della salsa in 5 minuti. Vieni più qua. Non è facile imparare No, non è facile, quindi complimenti. Infatti sembrava, guarda, più che salsa sembrava samba. Nel senso che samba ramo, prima o poi... Va bene, io ringrazio Antonella Mastronardi. Scusate, ti rivedremo presto. Va bene, grazie. Grazie per questa lezione di ballo. Ciao, grazie a voi. Tanti, grazie mille. Diceva a Mary che gli è passato anche il raffreddore, il maestro Pallatresi. No, tutta un'altra persona. Facciamo il terzo posto al pianoforte. Oggi fai tutto tu, Stefano. Siamo qua tutti per te, guarda. Guarda, eccolo qua. 1977 stavamo dicendo, giusto, sì, per recuperare un pochino. Sai quando che tu stai facendo la maturità. Francesco Moser diventa campione del mondo, sì, su strada, sì, bisognava dire. Esce un film, è bellissimo, Star Wars. Mm-hmm. Star Wars, che vince Oscar, Golden Globe, Awards, Premier Awards. E in classifica si affaccia un gruppo che già aveva fatto qualche successino, ma con questo brano lo porta primo in classifica per molte settimane. Certo. Il gruppo è quello dei Mattia Bazar e il brano è Solo Tu. Ah, che bella, come no? Solo tu nel calore, nel mattino che rinasce intorno al sole. Cosa può importare se la pelle tua si lascia carezzare? Risvegliarsi, ma per me non ha senso senza te. Solo tu stamattina per alzarmi ancora giorno insieme a te. L'ho tirata via perché così bellissimo. Ma poi esce sul mercato il primo computer della Apple, sì. Apple 2. Ah, sì, per tutti nella storica società informatica a cui faceva capo Steve Jobs e Steve Wozniak. Si potrebbe dire dei precursori, dei grandi, dei giganti, non sì, sapevano che avrebbero cambiato completamente il modo di comunicare nel mondo proprio. E si può dire che forse c'è un'analogia fra questi due e il brano che si trova al secondo posto, perché al secondo posto Edoardo Bennato esce con un album storico, il cui singolo, primo singolo di successo era appunto Il gatto e la volpe. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, siamo in società, di noi ti puoi fidare. E non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno quattro per te. Avanti, non perde tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da ripare. Un divo da ripare. Bravissimo, Stefano Pallatresi, bravissimo. Mille. Allora, andiamo insieme, andiamo, vi lascio, prego, voi uomini, scusa, sono cose da donna. Pelato fra le donne. Cosa? No, sono donne. Pelato fra le donne, niente, entra nella storia. Scusa, è buona. Di diritto, ecco. Allora, siamo in collegamento con Rosella Petragallo. Allora, vediamo dove è stata allestita una mostra di abiti e gioielli di alta moda che in realtà sono delle vere e proprie opere d'arte. Rossella è andata a curiosare insieme a una delle ideatrici della mostra
e andiamo a vedere di cosa si tratta. Ci sei, Rossella da Bari? Spiegaci che tutto, Rossella. Sì, Stefania, ciao. Ci sono. Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Noi siamo nell'ala più prestigiosa dell'Ateneo di Bari ed è proprio qui che è stata allestita una mostra fantastica. Stiamo per immergerci nella bellezza perché qui si trovano dei pezzi di alta moda unici al mondo. Ecco, io sto raggiungendo una delle ideatrici di questo evento, una stilista di gioielli conosciuta a livello internazionale, Marina Coraziari, grazie per essere qui con noi. Allora Marina, questa mostra si chiama Love on the Skin, amore sulla pelle. Questo nome perché? Innanzitutto grazie a voi. Amore sulla pelle perché con l'Hélène Blignot, antropologa di fama anche lei internazionale, che oggi è arrivata dal Sudafrica, da Durban, abbiamo pensato di creare questa magia. Una magia dove potessero confluire varie espressioni di arte a 360 gradi che spaziassero tra moda, pittura, fotografia e gioielli. Abbiamo avuto il piacere di ospitare questi stilisti pazzeschi, dico io, perché sono praticamente dei miti, da Jamal Tazla, lo stilista che veste la regina Rania di Giordania e tutte le principesse di origine palestinese, Massimo Crivelli di Milano, che sfila nelle più importanti fashion week da Shanghai a New York a Parigi. E abbiamo i gioielli della sottoscritta che fanno da trade union con questi abiti che poi vedrete, passerò a descrivervi. Ecco Marina, a proposito dei tuoi gioielli, ma guardiamoli perché sono meravigliosi. Qui abbiamo alcuni esempi. Tu mi hai raccontato che sono dei pezzi unici e sei affezionata a loro come se fossero dei veri e propri figli per te. Infatti sono delle mie espressioni d'arte e di amore verso la bellezza. Queste in particolare sono realizzate con pietre dure grezze di turchesi, quindi ispirate al mare, ai nostri colori, al nostro Mediterraneo, al sole che ci appartiene proprio come terra. In loro confluiscono vari stili, da quello un po' liberty al neobarocco, al neogotico, che caratterizza ormai il mio tipo di lavorazione. Sono pezzi opulenti, molto scenografici, che hanno solcato insomma passerelle in tutto il mondo di alta moda. Non sono per tutti, diciamolo. Non sono per tutti, ma sono per donne dalla forte personalità, da donne che vogliono anche solo per un giorno diventare delle dee. Ecco, guardiamo, ci sono altri esempi delle tue creazioni. Qui tutt'altri colori, colori della terra. Infatti, qui abbiamo le ambre, abbiamo il corallo rosa, le madreperle, gli avori, degli objet trouvé che caratterizzano la mia lavorazione. Sono delle medaglie antiche, dei cammei, dei retaggi del passato che io inserisco all'interno trasformandoli in chiave moderna. Ecco, io voglio chiedere a Stefania e Mary, che sono in studio e sono due donne bellissime, sicuramente saranno ammaliate da tanta bellezza. Avete una domanda per questa nostra stilista così importante? Mary, ecco, allora volete io... chiederle qualcosa in particolare? Io volevo salutare Marina, la conosco da tanto tempo, conosco perfettamente queste sue Ciao, creazioni. Non sento bene, ma saluto Ciao. Entrambe con tanto affetto. Buon pomeriggio, Ciao, Marina. Buon pomeriggio. Okay. Ciao, Marina. Volevo chiedere a Marina se queste creazioni fossero ispirate a parte al mare, così come abbiamo ascoltato, anche a delle dive che hanno rappresentato comunque delle icone del cinema, dello spettacolo. C'è una diva a cui lei si ispira quando crea? Allora, Marina, Mary vuole sapere se c'è una diva a cui tu ti ispiri per le tue creazioni, una diva del cinema, un personaggio forte. No, più che ispirarmi posso dire che le ho vestite. Proprio l'altra sera sono stata con Claudia Cardinale in un evento bellissimo a Napoli e lei ha indossato una delle mie creazioni. Ho anche Maria Grazia Cucinotta ed altre, insomma, dive del cinema. Ormai Mary mi conosce da tanto tempo. Sa che, insomma, ho spaziato sia dal campo della moda, del cinema, del teatro, essendo scenografa. Volevo aggiungere che ci sono qui in questo contesto anche queste creazioni di questa stilista di origine del Madagascar, Maria Laura Joa Matana, per cui ci sarà un seguito a questa mostra. Noi da Bari, dall'Ateneo, dal Salone degli Affreschi, questo posto prestigiosissimo, la porteremo a Parigi, la porteremo a Roma, la porteremo anche a Lecce e forse anche a Durban, se riusciamo a organizzarci per andare. Ecco, intanto sarete qui all'Ateneo fino al 7 novembre, quindi chiunque volesse venire a fare una vera e propria immersione nella bellezza e nell'arte è il benvenuto.
infatti, ci sono le tele dell'architetto. Allora, ci sono le tele dell'architetto Guido Corazziari, ispirate alle religioni, perché alla base poi di questo convegno c'è proprio il dialogo tra i popoli, quindi pace e amore. Ci sono le fotografie di Ronzo Scelsi fatte nei suoi giri fantastici in tutto il mondo, perché c'è un comune denominatore ed è la bellezza. Noi sì. crediamo, non è che ci illudiamo, ma crediamo e speriamo che la bellezza possa salvarlo. Ecco, possa salvarlo, perché è così importante un evento del genere proprio qui a Bari. L'alta moda sappiamo che in genere è collocata altrove, soprattutto al nord Italia, invece a Bari adesso ha anche il suo spazio. È importante che sia partita da questa istituzione, così appunto degna di ospitare una mostra simile, perché a Bari anni fa c'è stato un corso di moda. Il rettore Antonio Ricchio, che è stato con noi due giorni fa alla conferenza stampa, ha promesso che ripartirà il corso di moda, per cui noi siamo stati veramente quell'incipit necessario affinché questo fosse fatto. Beh, questa è un'ottima notizia e venite, venite, ne vale davvero la pena, qui ci sono dei pezzi unici bellissimi. Da Bari per il momento è tutto, io vi restituisco la linea e continuo a passeggiare per queste meraviglie. Fai grazie bene. Rossella, grazie, complimenti. Ciao. A Marina per queste creazioni che, anche se non si è dive, indossandoli ci si sente comunque delle dive. Andiamo, vogliamo raggiungere sì, Stefano. Perché è arrivato un momento molto importante. Quale? Della nostra trasmissione. Eh sì, un momento tanto atteso che ricorre sì. ogni giorno alla stessa ora e che soprattutto quando io pronuncio quella parola il maestro ha una reazione scomposta, di grande emozione, di grande pathos. La parola, la parolina magica è Milagros, perché arriva una nuova puntata di Milagros. Evviva! Ci vediamo. Allora allarga un pochino, andiamo, guarda che pioggia bella che è questa. Torniamo dopo. Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano.